Trapani e alcuni di voi mi conoscono come l'amministratore delegato del gruppo Bulgari, perché questo è il mestiere che faccio ormai da tantissimi anni. Voglio subito sgombrare il campo da confusioni: Bulgari oggi non c'entra assolutamente niente. Io qui non sono in veste di amministratore delegato del gruppo, sono in veste totalmente personale. Sono un investitore in Budbee. Sono diventato investitore di Budbee, direi anche in maniera molto casuale, perché ho conosciuto Pier Ludovico Pancale attraverso un comune amico, diciamo, una persona che fra l'altro è mio dipendente e che un giorno mi ha raccomandato di incontrare Pier Ludovico perché aveva un'idea molto innovativa, secondo lui molto interessante, e che quindi io ogni tanto faccio degli investimenti su base personale e potevo avere interesse a incontrarlo. Quindi l'ho incontrato e Pancale mi ha fatto una presentazione simile a quella che avete visto voi oggi, e poi ne abbiamo discusso a fondo per cercare di capire tutti i meccanismi, ed effettivamente io mi sono innamorato di quest'idea, che ritengo sia geniale e che sia quindi poi in grado di trasformarsi anche in un notevole successo economico-finanziario, perlomeno questo ce lo auguriamo tutti quanti. Perché mi sono innamorato di questa cosa? Perché ritengo effettivamente che sia uno strumento sì, utile sia ai privati che alle aziende, ma come imprenditore lo vedo estremamente utile per le aziende, essendo uno strumento che aumenta in maniera direi esponenziale l'efficacia e l'efficienza delle aziende. L'efficacia perché le aziende che hanno bisogno di creatività attraverso questa piattaforma sono in grado di ottenere tanta creatività e anche di alta qualità. E questo l'abbiamo visto in queste 73 gare che sono state fatte nel periodo di testing. L'altra cosa molto interessante è che questa grande creatività che si riesce a ottenere, si riesce ad ottenerla in poco tempo e con un dispendio finanziario limitato, quindi investendo pochi soldi. Quindi questo è uno strumento che è estremamente interessante sempre, ma lo è particolarmente nel 2009, come dice Matteo Mazzotto, un anno di grandissima difficoltà economico-finanziaria internazionale, e quindi è il periodo in cui, siccome i mercati sono difficili, le aziende debbono rispondere parlando al cliente in maniera sempre più innovativa per convincerlo a comprare anche quando ne ha poca voglia. C'è quindi tanto bisogno di creatività nel prodotto, nel servizio, nella comunicazione, nei momenti della distribuzione. E naturalmente però tutto questo va fatto cercando di fare presto perché non c'è più tempo e cercando di spendere poco perché i soldi, vista la crisi, sono più limitati. Quindi un'azienda che può essere uno strumento straordinario, particolarmente adesso che c'è questo periodo di difficoltà economica internazionale che sinceramente purtroppo non finirà a Natale, ma penso che ci accompagnerà per un lungo periodo di tempo. Certo, le cose ci auguriamo che andranno migliorando, in effetti stanno migliorando, però insomma sarà un miglioramento lento. Per questa ragione io mi sono innamorato di questo progetto, e devo dire anche ci sono due fattori che sottolineerei e che secondo me sono di particolare interesse per voi, anzi uno di particolare interesse per voi, che questa azienda lavora su internet, no? Fa parte del mondo internet, che come voi sapete è un mondo dove quando le idee sono giuste e le persone che ci lavorano sono preparate, possono tramutarsi in grandi aziende, grandi realtà imprenditoriali in uno spazio temporale modesto. Allora, la cosa estremamente rilevante è che questa azienda adesso è stata portata in Italia, quindi la sede centrale di questa azienda è e sarà a Milano. Quindi secondo me questa è una grande opportunità, speriamo, per gli investitori, quindi per il dottor Bancale per primo, io per secondo, gli altri, Mazzotto, eccetera, a seguire, una grande opportunità evidentemente economico-finanziaria, ma è anche un'opportunità per il Paese, perché se fosse vero che questa azienda, oggi piccolina, si tramutasse in un grande successo economico-finanziario, magari quotato in borsa, eccetera, potrebbe essere il primo esempio nel campo della new economy di azienda che ha un grande successo globale partendo da Milano, partendo dall'Italia, e potrebbe quindi essere l'esempio per altre iniziative similari che potrebbero seguire. Quindi io penso che sia interesse vostro seguire questa avventura, anche perché effettivamente può essere una cosa abbastanza particolare per l'Italia.